Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica. Oggi vi voglio parlare della pianta del lilium. Il lilium è un esemplare che comprende moltissime varietà per la tipologia del fiore, quindi la forma, e anche per il suo colore. Ci sono poi alcuni fiori di lilium che presentano il fiore con moltissimi petali, quindi doppio, come se volesse sembrare una piccola rosetta. Sono piante che germinano a fine primavera per esplodere con i loro colori e le loro fioriture in piena estate. Hanno queste foglie molto vistose, di dimensioni molto grandi, che a volte sono strette e lunghe e a volte, come in questo caso, sono corte e molto larghe. Sono di un verde brillante, molto carico, e si presentano disposte alternate su questa ramificazione, al cui termine si dipartono le infiorescenze. Le infiorescenze di questo fiore, come si sa, sono molto profumate. Questo fiore viene utilizzato soprattutto nell'ambito funebre, perché il forte odore di questo fiore copre il cattivo odore del defunto, che ormai, della salma che ormai ha iniziato il suo processo di decomposizione. Infatti, dove c'è la salma vengono utilizzati tutti questi fiori dai forti profumi come il lilium, proprio per attenuare quel fetore del cadavere. Sono fiori molto particolari che negli ultimi anni hanno preso una connotazione diversa, hanno assunto un significato diverso. Non vengono più legati non solo al mondo dei morti, ma vengono utilizzati come fiore reciso, soprattutto per esaltare quelle composizioni matrimoniali o spensierate di bouquet di fiori. Ma vengono utilizzate anche nei giardini o sui balconi. Infatti ultimamente in commercio si trovano tantissime varietà e tipologie di questo fiore, nuove ibridazioni, nuove miscele, che garantiscono non solo dei colori diversi, più chiari e più belli, ma anche forme del fiore più particolari. Come vi dicevo prima, è una pianta bulbosa. Questo significa che noi possiamo mettere le cipolle di questa pianta nel terreno e fare in modo che lei vegeti a lungo senza avere bisogno di molte cure. Da queste cipolle a fine primavera emergono i germogli che si ergono verso l'alto affinché poi possano prendere più luce possibile del sole e fare i fiori. Il fiore in genere, come vi dicevo, si ha verso metà estate. Ci sono anche varietà che fioriscono prima o altre che fioriscono dopo. È una pianta abbastanza versatile. Io consiglio sempre di metterla in grandi contenitori, quindi in vasi di grandi dimensioni, oppure direttamente nel terreno, poiché questi bulbi hanno bisogno di avere una profondità e un'ampiezza larga, in modo che loro possano stabilizzarsi appieno e produrre questi rami lunghi il più possibile stabili. Infatti, se noi queste cipollette le mettiamo troppo in alto nel terreno, abbiamo dei lilium che poi si appenderanno, cresceranno storti. Il segreto per far crescere bene questa pianta è metterla al pieno sole, nella terra, ad una profondità molto sostenuta. Al di sotto dei 50 cm dal livello del terreno è l'ideale.